subito i titoli di questa puntata di Le Vele di Rio. Brizzy Lottery 2016, Rio può diventare una lotteria del vento? La pioggia annacqua le vele azzurre, non decollano i laseristi Marrai e Zennaro, esordio complicato per Vittorio Bissaro e Silvia Sicuri, Poggi nel fin limita i danni, faticano Elena Berta e Alice Sinno. Il racconto della giornata per immagini sarà seguito dalle interviste agli azzurri nella Mixed Zone e infine chiuderemo con uno sguardo a quello che ci aspetta per la quarta giornata. E cominciamo allora il racconto di questa giornata dal primo titolo, le condizioni che rischiano di diventare una lotteria. Sono stati messi dei campi di regata come questo dei Nacra 17 molto a terra, molto vicini a terra per farne beneficiare lo spettacolo, ma come vedete dalle immagini prue diverse, sbandamenti diversi, perché il vento non è distribuito affatto nello stesso modo sul campo di regata e quindi situazioni che la fanno pensare ad una lotteria. Billy Besson e Marie Rieu, eccoli qua, i super favoriti, stanno deludendo clamorosamente. Billy Besson ha un grave problema alla schiena, quindi rischia veramente clamorosamente di rimanere fuori dalla medaglia, così come avete intravisto anche per un attimo il grande Robert Scheidt. La pioggia ha un po' bagnato le polveri italiane, qui vediamo Francesco Marrai in un'altra giornata dura, difficile, ma soprattutto contraddittoria, altre due prove non certo compatibili tra loro, una buona, una meno buona. Sicuramente Francesco è giovane e ha tanto ancora da crescere. Queste immagini però testimoniano insomma delle condizioni piuttosto impegnative che c'erano anche sul campo dei laser, non come quelle del film ma quasi, anche per le donne. Bellissima questa immagine sulla partenza con questa onda lunga che arriva, condizioni che hanno chiaramente messo un po' in difficoltà Silvia Zennaro e le sue colleghe dei laser. Invece nel film è tornato Giles Scott, il sovrano regnante di questa classe, davanti a una giornata del genere si è un po' ripreso lo scettro, è il primo in classifica. Esordio, eccole qui, per Elena Berta e Alice Sinno. Avranno sicuramente pensato entrambe, dedicato un po' questa giornata a Roberta Caputo, come sapete era la timoniera titolare di questa squadra, la sostituisce Elena Berta per la ben nota vicenda. E qui ecco invece adesso Jesper Bank che allena i danesi del Nacra 17, una vecchia conoscenza, un po' uno spauracchio, era l'allenatore dei danesi del 49er a Qingdao 2008, quindi guardiamoci da questo bellissimo e bravissimo supercampione. Qui abbiamo voluto seguire con questa sequenza la mattina dell'esordio olimpico dopo 4 anni dei nostri ingegneri volanti Vittorio Bissaro e Silvia Sicuri. Li abbiamo visti concentratissimi, sereni, sono arrivati, hanno parlato molto tra loro, si sono vestiti rapidamente, sono stati tra i primissimi a uscire in mare su questa spiaggia che loro hanno frequentato e visto tante volte, forse secondi solo ai greci, chissà se quella è una delle ragioni che poi li hanno indotti a una delle due proteste. Sarà una giornata di due proteste per Vittorio e Silvia, tutte e due vinte contro i greci e contro gli spagnoli. E questo è il rientro a terra, giornata non brillantissima per loro, due prove un po' opache, ma lo sappiamo, è già capitato, le due proteste vinte non tolgono il buon umore a Vittorio, che ci saluta mentre va verso la mix zone, anche se non farà dichiarazioni perché ovviamente ha le proteste da fare. Sentiamo gli altri azzurri. Fuori dove eravamo noi c'era vento forte, c'erano almeno 20 nodi, qualche raffica, forse anche 25, onda formata, e abbiamo fatto due prove e la prima, guarda, c'era il cancello, la nostra boa di Bolina col disimpegno, che erano boe arancioni, e circa 300 metri più a destra c'erano altre due boe rosse e ho sbagliato, sono andato su quelle boe là, qui sono dovuto tornare di lasco e niente, ho finito 17 credo, una roba del genere la prima. 16. E la seconda invece niente, 11 credo aver finito, punto 11, ma non lo so, in velocità buona potevo fare qualcosina in più nella seconda. La seconda bolina ho perso tre barche, se no poteva essere un nono, ottavo quella prova lì. Ogni punto alla fine. Qua sappiamo che ogni punto è importantissimo, però è ancora, cioè, ancora lunghissima, quindi andiamo avanti così. Oggi sicuramente in queste condizioni qua, tutti quelli che ieri diciamo hanno avuto un po' di difficoltà, l'australiano, così, oggi di sicuro hanno fatto, cioè, alla loro condizione. Domani regatiamo di nuovo dentro, chissà con che vento, quindi c'è, sicuramente ci saranno tanti alti e bassi, sarà un'Olimpiade con tanti punti e aperta veramente fino alla fine. Tu stai bene? Benissimo.
Ma in realtà i padeloni miei sulle partenze, sulle scelte strategiche, perché spesso mi trovo in posizioni buone, non portate a termine fino in fondo e quindi magari da un possibile, se possibile buona prova, poi mi viene sempre qualcosa di mediocre, quindi difficile, non sto interpretando bene le giornate e nulla, quindi questo è il risultato. Domani giornata di pausa? Domani pausa, meno male, sì. E poi altre quattro prove, vediamo di migliorare. Diciamo che non mi aspettavo queste condizioni, però è stato, cioè, mi sono divertita sinceramente, sono morta ma sono comunque felice perché ho visto delle cose buone e l'unica cosa è che la destra oggi era dominante, quindi bisognava partire andare a destra, io non sono mai riuscita a virare così presto per andare a destra. Quindi la prima comunque ho fatto abbastanza bene, sono contenta, e poi la seconda era anche un po' più stanca e quindi è stata un po' più difficile. Logicamente ogni piccolissimo errore qua si paga tantissimo e quindi questi sono i risultati. Anche per te giornata di riposo domani, capita nel momento immagino migliore? Migliore, perfetto, perché adesso io sono morta. E insomma, dunque avete sentito, non tutte le giornate possono essere positive, possono essere soleggiate, possono essere uguali a se stesse. Questo accade un po' in tutti gli sport, ma tanto più accade nella vela, tanto più in un campo di regata così complicato come si sta rivelando quello di Rio de Janeiro. Domani in gara, anche domani, sei classi. Praticamente tornano in regata le classi delle tavole a vela, le RSX maschile e femminile, torna in regata Flavia Tartaglini da capoclassifica, ricordiamolo, cioè attesa per questo ritorno dopo il giorno di riposo, mentre riposano invece i laser, quindi sei classi in gara domani. È il preludio al venerdì 12, il Big Friday, ben otto classi in gara, è il giorno più numeroso di vele nella baia di Rio de Janeiro. Ci saranno 8 su 10 classi in gara, praticamente tutti tranne i Fin e i Nacra 17, e sarà il giorno dell'esordio delle ultime due classi che ancora mancano, gli Skiff, i 49er maschili e gli FX femminili, dove abbiamo insomma in tutte e due queste barche, come sapete, degli equipaggi di punta. Tutto ancora da scoprire, tutto da giocare, restate con noi a Le Vele di Rio.